Il televisore lo scegliamo tra mille modelli. Esigiamo le antenne più sofisticate, ma ricordiamoci di dedicare del tempo anche alla scelta del cavo coassiale. L'importanza del cavo in un sistema di ricezione d'antenna è fondamentale. Esso riveste il ruolo che svolge il nervo ottico nel sistema visivo, trasferisce le informazioni. Il nervo ottico collega l'occhio al cervello, il cavo coassiale l'antenna al televisore. Per garantire la sicurezza e la qualità del segnale lungo un percorso non esente da pericoli, curve secche, strettoie, scariche elettromagnetiche, umidità, dobbiamo porre molta attenzione nella scelta e nell'installazione del cavo coassiale. Accorgersi dell'inadeguatezza del cavo coassiale installato attraverso lunghe canaline, sotto il parquet, dietro mobili o tappezzerie, è un problema di difficile soluzione. Quando scegliete un cavo coassiale, ricordate che il marchio Cavel è garanzia di qualità. Dal 1968 noi della Cavel produciamo con successo cavi coassiali. Nel 1996 abbiamo conseguito la certificazione ISO. Da alcuni anni la produzione supera i 100.000 km di cavi all'anno. Ci troviamo a Groppello Cairoli. Di fronte a voi la Cavel, il cui stabilimento occupa un totale di oltre 13.000 metri quadrati coperti. Ora entriamo per scoprire come nascono i prodotti Cavel e come si configura lo standard di qualità. L'azienda dispone di un laboratorio all'avanguardia. Qui le idee prendono forma, si definiscono le procedure. I materiali, sia in entrata che in uscita, sono sottoposti a rigorose prove per valutarne la conformità agli standard di qualità. La misurazione sperimentale dei prototipi e il controllo della produzione è svolta con sofisticati strumenti e apparecchiature che permettono di effettuare misure sia fisiche che elettriche. La durata nel tempo dei vostri cavi è garantita dal superamento di cicli climatici rigorosi ed estremi, dettati da norme internazionali che effettuiamo in moderne camere climatiche. Il cablaggio in rete di PC di tutta l'azienda permette di comunicare e controllare gli standard di laboratorio con i valori dei cavi in lavorazione. Quando è messo in produzione un cavo, tutta la catena produttiva è informata contemporaneamente delle sue caratteristiche standard, delle operazioni da svolgere e soprattutto dei valori da riscontrare in ogni ambito di controllo. Il prodotto è così gestito e seguito dal momento dell'ordine fino a quello della consegna da un unico sistema centralizzato. La costruzione del cavo comincia con il conduttore interno, che è generalmente costituito da un filo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99%. Il segnale televisivo corre sulla superficie esterna di questo filo di rame, il cosiddetto effetto pelle della radiofrequenza, che deve essere perfettamente liscia, priva di ossidazioni e di sezione costante. La preparazione del conduttore è svolta in un reparto di trafilatura interno all'azienda. La Cavel ha scelto di realizzare autonomamente questa operazione per poter meglio garantire la qualità del prodotto finale. Ora il conduttore interno viene rivestito con speciale polietilene adatto alla propagazione delle radiofrequenze, formando l'insieme conduttore più dielettrico, che è familiarmente chiamato anima. Tra le varie possibilità di impiego del polietilene, la Cavel ha scartato quella ad espansione chimica per adottare la soluzione ad espansione fisica mediante iniezioni di gas inerte, azoto, che
che ormai appurato garantisce una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche, in particolare alla piegatura. Per questo tutti i cavi Cavel sono marchiati sulla guaina con l'appellativo Gas Injected. Il conduttore interno è svolto con una tensione costante e preriscaldato per favorirne l'adesione con l'isolamento. Passa poi attraverso la filiera dell'estrusore, la macchina che raccoglie il polietilene sotto forma di granulo, lo fonde e lo miscela all'azoto per uscirne ricoperto di polietilene espanso. Questa operazione è monitorata da diversi apparati ottici ed elettronici, controllata a vista sui monitor dall'operatore ed infine registrata su carta nei parametri di diametro, eccentricità e capacità. La seconda fase di questo delicato processo prevede il raffreddamento in vasca del dielettrico. Il momento è critico. Il diametro esterno dell'isolamento è influenzato dal tempo di raffreddamento. Ciò vuol dire che la temperatura dell'acqua nelle vasche e la velocità di scorrimento del cavo sono determinanti. Lungo le vasche sono sistemati gli strumenti di controllo, il misuratore di diametro, il misuratore d'eccentricità e lo strumento per misurare la capacità dell'anima. Con la nastratura e la trecciatura sopra il dielettrico si realizza la schermatura esterna del cavo. Nel reparto sono in funzione più di 200 macchine trecciatrici, la maggior parte a 16 fusi, altre a 24. Per questa lavorazione, anche se la produzione dell'azienda è altamente automatizzata, l'abilità manuale degli operatori si fa ancora apprezzare. Ogni rocchetto deve essere preparato scrupolosamente e sostituito con maestria. Questa quarta e ultima fase è ancora un processo d'estrusione. Consiste nel ricoprire il cavo schermato con una guaina di protezione. Comunemente i cavi di discesa d'antenna sono rivestiti con PVC. Per i cavi da interramento si usa invece il polietilene ed inoltre si provvede ad interporre tra il conduttore esterno e la guaina un ulteriore strato isolante e protettivo, detto tamponatura di petrol jelly. La Cavel produce anche una serie di cavi speciali chiamati di sicurezza senza alogeni, la cui guaina in caso di combustione produce, secondo la norma CEI 2011, una ridotta emissione di gas ed è esente dai gas alogenidrici. Lungo la catena sono posizionati i sofisticati strumenti di controllo. In ultimo il cavo è stampato sulla guaina con il codice di identificazione e soprattutto con la marchiatura metrica. Prima di passare al confezionamento viene eseguito un ulteriore intensivo controllo statistico semi-automatizzato sul rotolo da 100 metri. L'imballaggio del cavo è eseguito in un moderno reparto di confezionamento. Sono stati standardizzati 4 tipi di imballo per i cavi da discesa e 2 per quelli da interramento. In questo momento stiamo preparando dei rotoli da 100 metri che possono essere utilizzati con il nostro esclusivo sistema Cable Box. La confezione in scatola contiene 6 rotoli. Ciascun bancale è formato in questo caso da 12 scatole. La soluzione per il sistema Cable Box spicca tra gli imballi per i cavi da discesa. Il sistema è ispirato alle idee di praticità, economia ed ecologia. Riduce la quantità di imballi in eccesso, permette un risparmio di costi e sforzi. Il Cable Box rende più facile e comodo il lavoro. Con questo nuovo reparto, la Cavel è entrata nel mondo dei cavi multicoassiali. Fin da principio, i cavi multicoassiali hanno trovato la loro tipica applicazione nel cablaggio degli impianti della telefonia digitale. Oggi sono utilizzati anche nella ricezione e distribuzione della TV satellitare, dove il sistema multiswitch va affermandosi sia in ambito nazionale sia internazionale. Thank you.
La Cavel è al servizio del tecnico installatore con prodotti di qualità, un catalogo completo in italiano ed uno in inglese, accessori utili alla preparazione del cavo coassiale come forbici, connettori e pinze, particolarmente validi e adatti per l'utilizzo dei prodotti Cavel. Un interessante sito internet. Aggiornamenti tecnici, stage e conferenze con i suoi tecnici consulenti, aperti a tutti gli installatori interessati. Con questo, crediamo di avervi raccontato proprio tutti i segreti della Cavel. Proprio tutto, o quasi. Il resto è nascosto nel nostro cuore.